cerchiamo di capire, vediamo il temperamento. Allora, il temperamento, il primo temperamento è il temperamento delle cosiddette persone razionali. Allora, il temperamento dei razionali è dato dall'interazione tra le funzioni intuizione, che abbiamo chiamato N, e la funzione pensiero, che abbiamo chiamato T. Quindi ricordiamo che i tipi N si concentrano sulle possibilità future, più che sui dati del presente e del passato. I TPN tendono ad avere una versione globale della realtà e sono meno attenti ai dettagli, mentre i tipi T, pensiero, tendono a prendere decisioni ponderate, diciamo, ascoltando più il pensiero, il ragionamento rispetto al cuore. Quindi cercano di prendere le decisioni in maniera oggettiva. Quindi il temperamento di questi tipi predispone a un pensiero astratto, ad esempio, a una preferenza per la teoria piuttosto che la pratica. Preferiscono, diciamo, essere più logici e razionali piuttosto che emotivi, e sono il temperamento razionale. I razionali, ad esempio, sono spesso degli intellettuali che fanno uso del ragionamento, ragionano molto, fanno uso della loro intelligenza per risolvere i problemi, possono essere creativi e possono essere in grado anche di vedere delle soluzioni alternative, hanno queste capacità. Possono anche risultare un po' snob perché sembrano un po' distaccati, diciamo, dalla realtà, e poi pensano di essere un po' superiori da un punto di vista intellettuale. Amano ostentare le proprie capacità intellettuali. Poi possono essere introverso e estroversi, quindi il razionale introverso rappresenta una tipologia un po' svampita. Rappresenta il genio incompreso, rappresenta il nerd, diciamo, no? Il razionale introverso è un po' il nerd, quello che è concentrato tutto su se stesso. Hanno un amore per la cultura, diciamo, no? E sono molto concentrati su se stessi, mentre il razionale estroverso è una persona che può essere giudicata un po' fredda. Perché interagisce con gli altri sulla base di dati logici, di dati razionali, si lascia prendere poco dalle emozioni. Questo è il primo temperamento. Ovviamente, se io riesco a riconoscere un temperamento, riesco poi diciamo, a ridurre molto, no? Quindi, perché ho pensiero, intuizione e pensiero, è dato dall'interazione tra la funzione intuizione e la funzione pensiero. Quindi le persone razionali utilizzano queste due funzioni prevalentemente, pensiero e intuizione, e possono essere introversi o estroversi. Quindi questo è il primo temperamento. Ne vediamo ancora un altro, il temperamento idealista, che utilizza la funzione intuizione e sentimento. Quindi, sì, la sete del sapere può essere entrambe, sì, soltanto che i razionali introversi sono più nerd, diciamo, concentrati su se stessi e interagiscono poco. I razionali estroversi sono più concentrati sull'esterno. Ma li riprenderemo comunque. Poi abbiamo gli idealisti. Gli idealisti utilizzano la funzione intuizione e la funzione sentimento. Ovviamente, come i razionali, sono dei tipi intuizione, quindi sono più concentrati sul futuro che sul presente o sul passato, hanno una visione globale delle cose, ma essendo sentimentali, prendono le decisioni basate sui loro valori personali, ascoltano più il cuore che il cervello. Di conseguenza, gli idealisti sono appunto dei sognatori, hanno una preferenza per la filosofia, per le materie umanistiche, diciamo così. Sono spesso anticonformisti,
possono essere empatici e sono di solito degli ottimi comunicatori, soprattutto se sono estroversi, perché se sono introversi possono risultare svampiti, possono risultare distratti. Cioè un idealista introverso è una persona distratta, è una persona svampita, è una persona che non si capisce bene, diciamo, che cosa vuol fare. Spesso hanno delle vene artistiche, sono creative, però non riescono a portare magari a termine dei compiti, proprio perché gli idealisti introversi rappresentano, diciamo, una funzione, come dire. Sono persone che sembrano un po' fuori dal mondo, cascano sempre dal pero, non capisci, gli dici una cosa e questi, ah sì, cioè, vedono le cose ma non riescono a razionalizzarle fondamentalmente. Quindi hanno difficoltà, ad esempio, si lasciano trascinare magari molto dalle intuizioni, sono comunque empatici, sono persone sensibili, sono persone fortemente emotive. E sono diverse, diciamo, sono la contrapposizione delle persone razionali. Hanno un temperamento, il temperamento idealista è proprio il contraltare del temperamento razionale, perché col temperamento razionale condividono l'intuizione, sono tutti intuitivi, quindi hanno una visione globale del mondo, però l'idealista percepisce il mondo attraverso il sentimento. Mentre invece il razionale percepisce il mondo e decide sulla base della razionalità, sulla base della ragione, sulla base del pensiero. Quindi le differenze sono queste. Il razionale introverso è un po' il nerd, invece l'idealista introverso è un po' la persona che è il suo contraltare, diciamo. Rappresenta la persona, l'artista svampito, sempre un po' con la testa tra le nuvole. Il razionale estroverso rappresenta un po' il robot, la persona un po' più cinica, mentre invece l'idealista estroverso rappresenta una persona molto empatica. Potrebbe essere anche una persona altamente sensibile. I famosi PAS, le persone altamente sensibili, hanno un po' questa caratteristica degli idealisti estroversi. E così abbiamo visto, diciamo, due temperamenti che sono due temperamenti fondamentali, che sono il razionale e l'idealista. Entrambi utilizzano la funzione intuizione, entrambi utilizzano la funzione intuizione, però la differenza sta che i primi utilizzano poi la funzione pensiero. I secondi, gli idealisti, utilizzano la funzione sentimento e quindi hanno queste differenze. Bene, spero che sia tutto chiaro.